Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali, Perplexity e Gemini. Sono andato dalle due IA, intelligenze artificiali, ed ho chiesto loro la stessa identica cosa: qual è la probabilità che a Taiwan acquisisca aerei Lockheed F-35 e che gli USA dispiegano bombe B-61 per Taiwan. Io anticipo già la cosa: la risposta di Perplexity è stata scarsa e delirante, la risposta di Gemini è stata modesta. Le intelligenze artificiali non sono state dotte a sufficienza sul tema e probabilmente sono state programmate per non dir niente. La probabilità che Taiwan acquisisca aerei F-35 dagli Stati Uniti sembra essere bassa, sebbene Taiwan abbia espresso interesse per l'acquisto dell'F-35 in diverse occasioni. Il governo degli Stati Uniti si è mostrato riluttante a vendere l'aereo a Taiwan a causa delle preoccupazioni sullo spionaggio cinese e sulla potenziale compromissione dei dati classificati. Nel novembre 2018 è stato riferito che Taiwan aveva abbandonato i piani per l'acquisizione dell'F-35 a favore dell'acquisto di un numero maggiore di aerei F-16 Gubiter. Per quanto riguarda lo spiegamento di bombe nucleari B-61 a Taiwan da parte degli Stati Uniti, non ci sono prove che suggeriscano che questo venga preso in considerazione. Gli Stati Uniti non hanno schierato armi nucleari tattiche a Taiwan dagli anni 70 del XX secolo. La B-61 è un tipo di bomba a gravità a fissione nucleare, che generalmente non viene schierata al di fuori degli Stati Uniti o dei paesi della NATO. In sintesi, mentre gli Stati Uniti continuano a fornire a Taiwan armi difensive e supporto, la probabilità che Taiwan acquisisca F-35 o che gli Stati Uniti schierino bombe nucleari B-61 a Taiwan sembrano essere basse in base alle informazioni disponibili. È mia opinione che gli USA dispiegheranno in Taiwan delle bombe nucleari B-61 per potenziare la strategia di difesa del porco spino e per potenziare il potere aereo taiwanese. Un limitato contingente di Lockheed F-35A saranno probabilmente vendute alle forze aeree taiwanesi in modo da disporre le forze aeree taiwanesi di un aereo a bassa traccia radar con bassa RCS, Radar Cross Section, e quindi un velivolo capace di lanciare bombe atomiche tattiche contro eventuali navi o blocchi navali che potessero minacciare l'integrità di Taiwan. Un limitato contingente di F-35 ed un limitato numero di bombe nucleari tattiche americane B-61 non credo che destabilizzerebbero il rischio di attacco della Cina. Molto più pericolosi sarebbero dei missili IRBM americani con MIRV e testate nucleari, ecco, che se fossero schierati in Taiwan. Gli F-35 sono velivoli, seppur con una bassa RCS, Radar Cross Section, ecco, gli F-35 sono comunque velivoli perfettamente visibili dai radar a bassa frequenza della difesa cinese. Inoltre, per avere un'autonomia tale da poter minacciare le grandi metropoli cinesi più a nord rispetto all'isola di Taiwan, ecco, gli F-35 dovrebbero disporre di vistosi serbatoi supplementari di carburante esterni che deteriorerebbero in modo marcato e eclatante la bassa traccia radar del velivolo e quindi potrebbero rendere gli F-35 molto più facili da spottare anche dai radar in alta frequenza dei caccia cinesi. Inoltre, seppur potenti, le B-61 sono comunque armi nucleari tattiche per bombe per caduta, ecco, con una testata non superiore ai 150 kilotoni di potenza. Per quanto sia numerose volte superiore alla bomba di Hiroshima, in ogni caso sono comunque unità di misura ai chilotoni, quindi armi nucleari tattiche e non armi nucleari strategiche. La probabilità che Taiwan acquisisca gli F-35 e che gli Stati Uniti dispieghino le bombe B-61 sull'isola è complessa e incerta, influenzata da molteplici fattori.
fattori che favoriscono l'acquisizione. Minaccia cinese. La crescente assertività militare della Cina nei confronti di Taiwan ha spinto l'isola a rafforzare le proprie capacità di difesa. Gli F-35, con le loro avanzate capacità stealth e di combattimento, rappresentano un deterrente significativo contro le potenziali aggressioni cinesi. Supporto degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno storicamente sostenuto la difesa di Taiwan e l'amministrazione Biden ha recentemente ribadito il proprio impegno a fornire all'isola le armi necessarie per difendersi. L'F-35 è considerato un elemento chiave di questa strategia. Capacità di Taiwan. Taiwan dispone delle risorse finanziarie e delle capacità tecniche necessarie per acquisire e mantenere gli F-35. Fattori che ostacolano l'acquisizione. Ostacoli politici. La vendita di F-35 a Taiwan potrebbe provocare una forte reazione negativa da parte della Cina, con il rischio di intensificare le tensioni nella regione. Gli Stati Uniti potrebbero essere esitanti a procedere con la vendita per evitare di destabilizzare ulteriormente la situazione. Costi elevati. Gli F-35 sono aerei estremamente costosi, sia per l'acquisto che per la manutenzione. Taiwan potrebbe dover affrontare difficoltà finanziarie per sostenere un programma di acquisizione di tali velivoli. Mancanza di approvazione esplicita degli Stati Uniti. Finora, gli Stati Uniti non hanno esplicitamente approvato la vendita di F-35 a Taiwan. La loro decisione finale dipenderà da una valutazione attenta dei rischi e dei benefici. Dispiegamento di bombe B-61. L'ipotesi che gli Stati Uniti dispieghino bombe B-61 a Taiwan è ancora più speculativa e controversa. Le bombe nucleari sono estremamente sensibili e il loro dispiegamento su un'isola con lo status incerto di Taiwan provocherebbe sicuramente forti reazioni da parte della Cina e della comunità internazionale. Considerazioni finali. Al momento, è difficile stabilire con certezza la probabilità che Taiwan acquisisca gli F-35 o che gli Stati Uniti dispieghino le bombe B-61. La decisione dipenderà da una serie di fattori complessi, tra cui la situazione politica nella regione, le relazioni tra Stati Uniti e Cina e le capacità finanziarie di Taiwan. È importante notare che la mia risposta si basa su informazioni disponibili al pubblico e su analisi di esperti. Non ho accesso a informazioni riservate né ho la capacità di prevedere il futuro. È mia opinione che gli USA dispiegheranno in Taiwan delle bombe nucleari B-61 per potenziare la strategia di difesa del porco spino e per potenziare il potere aereo taiwanese, un limitato contingente di Lockheed F-35A saranno probabilmente vendute alle forze aeree taiwanesi in modo da disporre le forze aeree taiwanesi di un aereo a bassa traccia radar con bassa RCS, radar cross section, e quindi un velivolo capace di lanciare bombe atomiche tattiche contro eventuali navi o blocchi navali che potessero minacciare l'integrità di Taiwan. Ecco, quindi sia per la obsolescenza di una bomba accaduta come le B-61, ancorché nucleare, sia per la distanza che separa Taiwan dal coste cinese e le metropoli cinesi, anche dispiegando un limitato numero di F-35 da impiegare come vettori antinave con armi nucleari tattiche, la mia opinione è che un eventuale dispiegamento di tali sistemi d'arma americani non destabilizzerebbero il fragile equilibrio Cina-Taiwan-USA. Molto, 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 molto più pericoloso e letale per Taiwan sarebbe il dispiegamento sull'isola di missili americani a raggio intermedio, IRBM, con MIRV nucleari, per porre sotto minaccia tutte le grandi metropoli cinesi. Per cui Taiwan diventerebbe automaticamente una minaccia esistenziale per la Cina. Così come nella guerra fredda per gli URSS il dispiegamento di missili Jupiter in Turchia fu una minaccia esistenziale. Così come il dispiegamento di missili sovietici a Cuba fu una minaccia esistenziale per gli USA. Così come nel XXI secolo l'avanzata NATO in Ucraina è una minaccia esistenziale per la Russia.
Analogamente invece dei missili americani IRBM con MIRV atomiche sarebbero appunto sempre una minaccia esistenziale per la Cina, che sarebbe immediatamente costretta ad attaccare l'isola e forse anche ad invaderla. Vi invito ad ascoltare il podcast di Mio Podcasting numero 190. Si avvicina lo Xi Jinping Day a Taiwan? Il link lo trovate in descrizione.